C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Giochi di una volta, un'originale idea regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Allora, noi andiamo nelle nostre categorie minors. Sigla. Sigla, no, non c'è più la sigla. Perché balla, Zen. C'è già balla, esatto, fa qualcosa. Allora, partiamo dal basket femminile, Vicentino. Vai. Con Famila Schio, che l'ultima partita la va a vincere a Napoli 7-7-6-5 con una Jakubu, se non sbaglio. Sì, cioè così correttamente. Che Riccardo Marola l'ha visto anche live, ho visto in un ristorante. Al sushi, esatto. Però vabbè, lei per grossa come poi secca, secca mi dicono, okay. Che ne piazza 25, fa vincere ovviamente Schio 7-7-6-5. Meglio parliamo piano perché capisce e parla benissimo italiano. In Eurolega, Famila Schio è terza in classifica, in realtà seconda a pari merito, con 12 punti, 5 vinte, 2 perse. Dovranno giocare la prossima partita, se non vado errato, a Montpellier per la terza e ultima di regular season. Ripeti Montpellier? Montpellier. Bravo. Non ho il francese in faretra, però... Si vede che sei madrelingua. Però sì, sicuramente. Michele Cognot. esatto. Michele. Allora, dall'altra parte invece, venendo proprio in quel di Vicenza, vecchio film Vicenza, che vede Brkanikovic, se non vado... Non sta male! Brkaninovic, scusate, andare in nazionale... Cantanti? Cognome complesso, esatto. Dopodiché esce dalla Coppa Italia perdendo... Quale nazionale? Quale nazionale? Non l'hai detto? Nazionale serba. Nazionale serba. Ok, no, la sua nazionale. Scusami. Esatto. E escono dalla Coppa perdendo contro l'Eco Program Castelnuovo. Mm-hmm. 6-2-4-5. Quindi Coppa Italia abbandonata per le ragazze della Velkofin, che perdono anche in campionato, quindi non esattamente un buon inizio di 2018. Comunque mantengono la terza piazza in classifica a 14 punti, sempre con un'ottima difesa che è marchio di fabbrica di quest'anno. E Time Madonna come sta giocando? Non c'è più. Non è più a Vicenza. Perché non è avvertita, ragazzi? Non c'è più. Informatissima. È una giocatrice feticcio dello scorso anno. Non c'è più. Prometto che seguirò di più. Non lo farai mai. No, se mi metto lo seguo, non ti preoccupare. Comunque, terza in classifica, quota 14 punti, ottima difesa per le ragazze della Velkofin Vicenza, un po' meno le trame offensive che vede un attacco non esattamente di altissima classifica, però la classifica al momento sorride ancora alle ragazze di Vicenza. A proposito di trame. Trame. Va, ti ho dato l'aggancio bellissimo. Mi stavo partendo un rutto. Mi hai spuntato il tutto. Strozzarlo in gola, purtroppo, perché siamo ancora troppo... Siamo troppo educati. Sì, tempo due puntate. Tempo due puntate. Poi sbraghiamo. Petto nudo. canottiera. Quella da quella di classe. Esatto. Ponta.
C'è una ghiottissima occasione persa da Tramarossa, che va a perdere a Rimini contro una squadra, allora, non proprio una squadra scarsa, come secondo me il giornale di Vicenza ha un po' esagerato nella descrizione della partita. Squadra che comunque ha 12 punti in classifica, che a casa mia corrispondono a 6 vittorie. E ne fanno non solo a casa tua. Anche tua? Bene, no, devo controllare. E perde 9-5, 8-5 in casa dei Crabs di Rimini, al mitico Paolo Flaminio, nel quale ho avuto l'onore e il piacere di giocare. Con Sipala per Rimini a 14, Tiberti a 15, Caroli a 21, Toniato, che non è Carlo Toniato che gioca, che conosciamo, non so chi sia sinceramente, e Joel Myers, il figlio d'arte di Carlton Myers, in doppia cifra a 11. Yes. Per il Tramarossa non sono bastati i 15 di De Martini, gli 11 di Andrea Campiello, i 14 di Corale, i 17 di Ario Svoboda. E 5 triple tra l'altro. Sì, in un incredibile quarto che è finito 34-38. Wow. La sparatoria per Vicenza, fra l'altro. Sì, esatto. Quindi il solco si era già un po' segnato durante i primi tre parziali di gara. Occasione secondo me persa, visto che in vetta si rischiava un po' di segnare il passo, visto le vittorie risicate sia di 100 pure con gli effetti visivi, cioè, adesso ce l'abbiamo fatta, era un sogno farlo in diretta. Abbiamo fatto 60 puntate sempre con 100. Esatto. Quante ne abbiamo fatte? Di più. Troppe. Ancora prima in classifica, che vince di un solo punto, 6-7 a 66 contro l'ultimo in classifica, Alto Sebino, e con una pallacanestro piacentina che fa fatica contro l'altra nostra squadra feticcio, Lecco. Di cui però spiega perché, no. Deve essere sicuramente in un'altra puntata. Per quanto riguarda l'altra veneta, quindi Padova va a perdere contro i Tigers di Forlì con una situazione infermieristica assurda, perché era tipo in cinque infortunati, tenendo botta finché avevano energia. Dicevo, occasione persa per agganciare il quarto posto in classifica, appunto occupato da Lecco, e prima in classifica sempre 100 per la Castro Piacentina e Crema con Fanalini di coda, la precitata Alto Sebino e il Green Basket Palermo, Poretti. Green Basket Palermo a 6, Poretti, tutta la fatica che hanno da fare il trasporto, a pari punti con Reggio Emilia. Veramente non li invidio proprio per nulla. Prossimo turno casalingo per Vicenza, che ospiterà Olginate. Scendendo di categoria per la C-Gold, finalmente torna una vittoria di Garcia Moreno, sempre scarti risicati, 7-7-7-4 in casa contro lo Iadran di Trieste, un super Andrea Vencato a quota 16, Marione Bevilacqua a 12 e Monzardo a 11 per lo Iadran Trieste. Abbiamo il playmaker, l'ottimo playmaker Ridolfi a 21, De Pretis a 16 e Sassa Malalan a 18. Da notare i due punti di Bambo Root, per secoli miglior marcatore della C1, che svirgola, e la presenza in panchina di tale Ferfoglia, che voi siete troppo giovani, non potete ricordare, ma era un super giovane un 7-8 anni fa, si è un po' perso nell'Interland triestino e speriamo sia ritornato ai livelli che gli fasti competono. Esatto. Due ville, no, benissimo. Punteggio palindromo 8-4-4-8. Definisca palindromo. Se non lo sai, sei un ignorante. Da lessicale fare tutto un dizionario. Contro Mestre, che in mezzo a diversi problemi comunque è lanciata verso le parti alte della classifica, con Michele Bei a 14, Prete famoso per gli scherzi a 10, questa l'ho capita tardi, Fabris a 14 e Cucchi a 16.
Per lo Sport School abbiamo Scebbina a 11, Trevisan a 10 e poco altro, visto che Iga segna 48 punti. Bassano? Sì, Bassano, attenzione, sì, sono abbastanza in forma stasera. Perché sono scarico, finalmente sono scarico. E Bassano che sono andato a vedere, a visionare nel simil derby contro Riese. Simil derby perché? Perché praticamente Riese ha 8 decimi della squadra che sono ex giocatori di Bassano. Quindi per molti, nonché per la panchina sulla quale siede Massimo Sonda, era una partita abbastanza particolare. Partita che ha avuto storia solamente il primo quarto, 18-13, finita 68-42 per Riese. Non bella, sinceramente, da vedere. Mi aspettavo molto di più dei ragazzi di Francesco Papi, che hanno cercato di metterla sul ritmo, ma con pochi risultati. Incredibile Andrea Carlesso, che, come si dice, allora, mai come in questo caso è la verità, ma sembrava un adulto in mezzo ai bambini. Andrea Carlesso, che per chi non lo conosca, facciamo un esempio, ecco, salta tanto così. un dito mio messo per lungo. Foglio della Gazzetta. Ha fatto 30 e ha preso 22 rimbalzi. Come mai? Perché? Cioè, perché capisce. Si chiama esperienza. Sì, ha giocato Stefano Gallea? Sì, ha giocato, poi ti spiego. Ha giocato e ha fatto 20 il primo tempo, poi ha gestito. Giocatore assolutamente un rebus irrisolvibile per i ragazzi di Bassano, che hanno avuto un discreto Bargnesi, un Gallo leggermente sottotono. Io direi un buon Magai Essek, che è un altro ragazzo di colore senegalese che gioca sotto canestro. Gaic che speravo mi facesse vedere qualcosa un po' di più. Per Riese un super Leo Marini, autore 17 punti dalla panchina, veramente giocatore d'impatto. E c'è da segnalare comunque il primo stop dell'anno di Sambe, che va a perdere a Santa Margherita, quindi Carle, contro il nostro amico coach Nicolino Ostan. E quindi primo che salutiamo, ciao Nicola. E salutiamo anche Giovanni Battista Gerometta. quindi classifica che vede sempre Luca Sanve in testa alla classifica con 28 punti, Corno e Oderzo a pari punti con Faico Stalmon Falcone. E in fondo alla classifica Sport School a 4, Bassano a 6 assieme a Montebelluna. Arzignano, che ha finalmente mosso la classifica a quota 11 per il famoso problema dei 3 punti di penalizzazione per non mi ricordo cosa. Tasse. Prossimo turno. Scusa. Prossimo turno, Arzignano contro Monfalcone, Bassano Jesolo, partita estremamente interessante, Santa Margherita Carle contro Dueville. Per la C Silver abbiamo una gran bella vittoria dei ragazzi di Cacciamiotti, che hanno vinto 7-5-6-3 contro la nobile decaduta Vigor Conegliano. Abbiamo avuto, come si chiama Delgado di nome? Voi lo sapete? Deris Delgado a 10, un buon Filippini a 14 e Caridi a 13 con il solito Elia Borgo a 21. Fra l'altro, io vi butto questo rumor, buttacelo, ci sono degli abboccamenti per Nicola Tosetto, non Marco Tosetto, Nicola Tosetto, classe pivot, classe 77, giovane, sì, a Piovene. Non lo so, sono voci, vi rimandiamo potrebbero... Adesso, visto che è attivato la rumor, si salterà tutto per aria, perché ovviamente posso dirvi. Non penso. Sentendo. Ma sei il Wojnarowski di noi altri. Wojnarowski. Vagina? Sì. Okay. Però non si può dire, bisogna censurare. Sempre in C2, primi in classifica Roncade e Gemini Murano. Con Play Basket che staziona in una buona posizione di classifica a quota 16.
Ultima, Ormelle a quota 4, quindi ha vinto un'altra partita. Attenzione, io faccio troppo il tifo per Ormelle. No, ho perso. Però vabbè, sono sempre meglio dello zero di qualche mese fa. Sicuro. Dopo questa affermazione, l'anno prossimo giocheranno in prima divisione, proprio banditi direttamente. Può essere. E la Virtus Resana, che è a quota 6. Prossimo turno per il Play Basket in casa contro l'Albignasego. E io ho finito. E anche noi abbiamo finito. Dato che la serie l'abbiamo vista prima. Visto che è tardissimo. Andiamo con le pizze. Andiamo con le pizze. Facciamo venire qua gli ospiti. Che sì, sì, facciamo gli ospiti. O se volete venire da di qua. Ma voi avete la meta verde. Ma sì, dai, che facciamo un po' di effetto scenico. Esatto. Vieni anche tu, Busa, che fai. Che tiri fighe. Dai, vieni. È stato bellissimo intanto. È stato quasi ripetibile, direi. È stato quasi commovente. Sono emozionato. Noi abbiamo ovviamente appuntamento. Senso, sì, vabbè, aspettavo i ragazzi. Esatto. Impallate pure la telecamera. Ma così si fa, così esatto. Si fa. Riabbiamo qui i nostri super ospiti, ovviamente facciamo in bocca al lupo alla loro stagione. Mi raccomando. Noi ci vediamo ovviamente settimana prossima, sempre su questi teleschermi, sempre a commentare. Se ci vogliono, ancora, se non ci sfrattano prima, sempre a commentare il basket locale, l'NBA, l'Eurolega, l'Italia, tutto quello che succede, noi lo commentiamo da Michele Cogno, Edo Sperandio, Nicola Zè, Riccardo Marolla, Elia Meis, tutti gli ospiti delle nostre spalle. Buona serata, ciao. E buona continuazione. Grazie, ciao. Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.